siamo arrivati dal dentista. Troviamo la mamma. Ciao mamma, ci vediamo dopo. Così così mi compro un letto così, dai. Tutto bene, Giorgia? Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvo e di là nella cameretta c'è la Giorgina. Oggi faremo un video che non so se a Giorgia piacerà tanto. Mi state chiedendo perché? Ve lo dico subito. Oggi, verso le 16:30, abbiamo un appuntamento dal dentista per fare un controllo di routine ai denti di Giorgia. A lei questa cosa gliel'avevo detto tempo fa, ma sicuramente se ne sarà dimenticata. Ecco la Giorgina! Ciao Giorgia! Ciao! Che stai facendo di bello? Sto ricaricando lo yo-yo. Tempo fa ti avevo detto che ti avevo preso un appuntamento dal... dal dentista. Ah! Ok, quindi tra un po' bisogna andare dal dentista. Ok, Giorgia? No, non ci voglio andare, a me non mi piace il dentista, lo sai perché? Dimmi. Perché lì c'è anche tanta puzza, ci sono tutti quegli attrezzi. Che puzza? Sì, c'è puzza di dentista. C'è puzza di dentista, lo so amore, è quell'odore strano da medicine, lo so. Però ogni tanto bisogna fare un controllo, è solamente un piccolo controllo, ok? Non so, babbo, però poi prenderà di sicuro il drago, non mi farà male. Perché lo sai cosa ho visto un giorno su YouTube? Che hai visto? Fammi sentire. Ho visto un video di Ilari. Sì. Che è andata dal dentista. Sì. E piangeva. Sì, ma piangeva perché probabilmente era spaventata, ma non perché gli ha fatto male. Il dentista mica fa male, nel senso, cura il dente o la bocca il dentista. Lo so, se però... andiamo dal dentista, ti comporterai bene. Alla fine ti andrò a comprare un piccolo regalino. No, no, allora mi sistemo subito, andiamo. Perfetto, dai, io preparo le ultime cose, ti metti le scarpe e si va, ok? Ok. Finalmente siamo in macchina e oggi a farci compagnia finalmente c'è anche la mamma. Così se dovesse succedere qualcosa dal dentista abbiamo anche la mamma che gli può dare la manina. Giusto, qui dietro c'è anche Giorgia. Allora, dovete sapere che l'ultima volta non è che è andata tanto bene dal dentista, perché Giorgia ha pianto un po' tanto, eh. Però ora, essendo che è cresciuta, in realtà oggi è solamente una visita di controllo, quindi di routine normale, non dovrebbe piangere, giusto Giorgia? Lo so. Cioè, tranne che il dentista si accorge che c'è un dente marcio e quindi prende le pinze e glielo strappa. No, non voglio andare più dal dentista. No, scherzo, scherzo. Tornare indietro, mamma autista. Mamma autista ha detto Giorgia di tornare indietro. No, no, no. Ai, 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 Giorgia. No, scherzo, comunque no, no, è veramente, è solamente una visita di routine. Siamo arrivati dal dentista. Abbiamo anche parcheggiato proprio davanti, Andiamo, dai, non ti preoccupare. Guarda, c'è anche la mamma che ti aiuta oggi. Che ti sostiene. Che ti tiene la mano. Coraggio. Suoniamo il campanello. Giorgia, ci vuoi ripensare? Vuoi andare a casa? Sì. No, stiamo scherzando, stiamo scherzando. Eccoci. Allora, guarda, vi faccio mettere le scarpine. Dai, l'avevamo già detto. Vai, aiuta la mamma, anch'io. Mi devo mettere anch'io. E anche Salvo. Devo coprire le mie bellissime scarpe. Vabbè, salutiamo la mamma. Ciao mamma, ci vediamo dopo. Eccoci, vieni. Vieni Giorgia, vieni. Quello di Pino? Guarda, vieni. Basta di qua, in questa stanza. Eccoci. Buonasera. Ciao. Questo è il dottore. Oh, ti conosci, hai visto? Certo. Io mi chiamo Riccardo. Ciao. Grazie. Ciao, dottore. Giorgia, che belle trecce. Grazie. Allora, vediamo. Ci siamo fai, Giorgia? Eccoci. Ok. Mettiti pure comodo, Giorgia. La mamma ci ha detto che volevi venire qua e ci volevi conoscere. Io sono Riccardo e lei è Chiara. Ciao, come si fa? Come si dice? Ciao. È un po' emozionata. È emozionata? Come andare a casa? Come vuoi andare a casa? Ora si fa subito, eh? Ma che bel tatuaggio! Che c'è? Era una volpe. Era? Ora è diventata una mezza volpe, sei un po' spiadito. Era una volpe, la volpe intera diventava mezza. E Giorgia, è la prima volta che sei la dentista? No. No, siamo state l'anno scorso, è stato un po' un trauma, che ho incominciato a mettere le mani in bocca, pianto tantissimo. E quanti anni hai, Giorgia? Sei. Quando ne compi sette? Il 9 gennaio.
9 centimetri. Bene, quindi 6 anni e mezzo ormai. Allora Giorgia, ora si guarda, io prendo uno specchietto e guarda i denti, ok? Si guardano insieme. Senti, ce n'è qualcuno che ti fa male secondo te o stanno tutti bene? Secondo te come stanno? Bene. Tutti? Bene, meglio di così. Meglio di così. Che si fa dopo, Giorgia? Che si fa? Si va a comprare un regalino. Guarda, vediamo se c'è il regalino sì o il regalino no. Ma se forse mi compro un letto così, sai? Allora, metto la luce nella bocca e qui prendi in mano. Prendi in mano e tocca. Ti può far male secondo te una cosa così? È uno specchietto. Ma che grande grande? Metto una cannuccina, tocca la, prendi la mano. Male. E questa? Soffia l'aria. Sì. Soffia aria. Vai, coraggiosa. Che serve per spostare la saliva. E così io con questo e questo vedo meglio. Ok? Male? Senti male? No. Apri pure. Meno male si ride. Voglio la mano. Cosa la mano? La mano. Ecco, c'hai un dito. Se fa la brava ti metà due poi dopo. Attaccare chi sei. Allora, metti dritta con la testa. Ora guardo quelli di sopra. E ti metto un po' più distesa per vedere quelli di sopra. Come se tu fossi a me. Come se tu fossi in camera tua. No, no, cioè c'è la poltrona più calda. Testa un po' allineata. Bravissima, apri grande. Ora soffio l'aria e basta, eh. È solo aria, eh. Tutto bene, Giorgia? Sì. Vuoi sentire? Non ho sentito niente. Benissimo, rivieni un attimo giù. Voglio guardare meglio questo dente. Ora con questo lo tocco e basta. Dammi un occhio, dammi una mano, dammi. Senti sull'unghia. Questo qui, toccando i denti, è come se si toccasse le unghie. E senti, non fa niente. Ora con questo vado a toccare il dente. Ok? Chiudi gli occhi nel cieco. Chiudi gli occhi allora. Testa un po' all'indietro. Chiudi la bocca, chiudi i denti, morbida con le labbra, apri. La chiusura di Giorgia per ora è regolare. Ok. L'otturazione fatta va bene. Ok. Ha già dei denti Giorgia che terrà in bocca fino a che sarà vecchia. Oh! Dei denti permanenti. Hai sentito? Ti devi lavare i dentini tutti i giorni. Quante, esatto. Quante volte ti devi lavare? Diglielo, questo è un tasto dolente. Giorgia, quante volte al giorno ti lavi i denti? Due. Due. La sera e la mattina. E dopo pranzo? Tre volte. Sei volte. Capito? Sentito? Se no bisogna tornare più spesso dal dentista, che cosa ti piacerebbe fare? Niente. Lavare meglio i denti più volte o venire dal dentista? Lavare meglio i denti. Brava. Allora Giorgia, è stato bravo questo dottore? Sì. Andiamo Giorgia, siamo arrivati al Toys. Per fortuna c'è la mamma che spenderà lei i soldini. Wow, questo è il mondo dei bambini. Allora, ciao. Io ho già visto qualcosa. Neanche tempo di entrare già, visto tu. Cioè, fammi capire. Entra, guarda, dai uno sguardo. Guardiamo che ci sono anche gli sconti, ho visto. Quindi... Allora, qua passiamo al lato tutte bambole. Non lo mai lo conosce a memoria questo negozio. Vai, Giorgia. Mamma, sei pronta? Prendi i portafogli, no. No. Che cos'è? Che ne so. Mai visti in realtà questa cosa? Sono bruttissimi, guarda quelli. Ma non lo so cosa sono. Allora, intanto sono delle crybabies bellissime perché se li fai il cappuccio c'hanno i capelli. Ok. Non sono pelate. Ma noi ce l'abbiamo avuta una, quella che era la fragola se non sbaglio, giusto? Sì.
Oh, quanti giochi! Allora, ragazzi, scrivete nei commenti quale di questi giochi voi avete a casa. Noi ne abbiamo veramente tanti, di questi. Questo ce l'abbiamo, ci abbiamo giocato un sacco di volte. Questo ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Sì. Stretch pizza. Lo stretch pizza? Ma che cos'è? È tipo una pizza. Sì. Che per aprirla ci mettiamo tantissimo perché è durissima. Ok. L'ho visto in un video su YouTube che mettevano fatica. Ma è tipo di dono, una cosa del genere. Sì. Ok. No, è tipo plastica morbida. Guarda, okay. Qua ci sono tutte le ricette. Giorgio ha deciso, ha comprato lo stretch pizza. Lo stretch pizza. Andiamo. Andiamo a pagare. Chi paga? La mamma. Ragazzi, siamo a casa da circa 2 minuti e Giorgio già è scomparsa. Indovinate dov'è? Esatto, è in camerina perché sta giocando con il suo nuovo giochino. Scusami, signore, devo entrare con la mascherina. Perché scusa? Perché questo è un ristorante. Ma che ristorante? Ma poi non è neanche obbligatorio la mascherina ormai. È consigliata ma non è obbligatorio. Che stai facendo? Stavo preparando l'impasto, guarda. Vediamo. Ops. Già. E ora chi la mangia? La pizza butta da terra! Io non la voglio, che schifo! Sì, allora aspetta. Scommette che quella è la mozzarella. Sì, è la mozzarella, bravo. Senti, io mi sa che cambio ristorante perché non è che mi convinci più di tanto, Tenga! No, grazie, guarda. La mette in forno. Ok, brava, dai. Allora quando è pronta mi chiami. Pronta. E anche oggi, ragazzi, abbiamo concluso un altro video dove Giorgia, per fortuna, non ha pianto dal dottore, per fortuna non gli ha strappato nessun dente, i denti vanno bene. Voi, ragazzi, siete mai andati dal dentista? Avete pianto? Avete pianto perché avevate paura o perché il dentista vi ha fatto male? Scrivetelo nei commenti. Anche oggi abbiamo terminato un altro video, se vi è piaciuto lasciateci tanti like! Attivate la campanella degli aggiornamenti se non l'avete fatto e soprattutto iscrivetevi al nostro canale! E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! Giorgia, è pronta la pizza? Mi sa che si è bruciata. No!